È un'Italia in rincorsa quella che si qualifica per le semifinali della Volleyball Nations League, perché alle azzurre piace partire in retromarcia in ogni set, a Rachele, e poi dare il meglio di sé da metà set in avanti. È successo nel primo, nel secondo e nel quarto parziale della sfida vinta 3-1 contro la Cina. Assolutamente, questa è una cosa che deve essere un po' registrata, perché l'approccio alla partita inizialmente fa fatica l'Italia a prendere il ritmo. Una volta che lo prende, gioca e gioca in una maniera perfetta. È chiaro che poi inseguire non è sempre facile e richiede un grande dispendio di energie. E poi ad un certo punto arriva il momento Egonu, cioè dai la palla alla giocatrice forse più forte del mondo che ti risolve i problemi. Nel match contro la Cina 36 punti in 4 set significa una media di 9 punti per ogni parziale, che è davvero tanto tanto tanto. Tanto peso dell'attacco passa ovviamente nelle mani di Paola Egonu, una grandissima trascinatrice. Questa sera l'è stata in maniera particolare perché hanno faticato un po' negli altri reparti e lei ha suonato la carica, si è caricata completamente la squadra sulle spalle, aspettando poi che anche le sue compagne arrivassero a portare il loro apporto in attacco. Quindi poi alla fine è stata una vittoria di squadra, però è anche vero che Paola Egonu ha messo veramente tanto la firma su questa semifinale. Per Sky Sport 24, Roberto Primi e Rachele San Giuliano.